Grazie Presidente Sangalli. A proposito dell'attuale momento politico-economico, credo che ulteriori elementi di approfondimento possono venire dal saluto dell'onorevole Luigi Casero, Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze. Prego, Casero. Grazie. Anch'io poi devo scusarmi perché purtroppo si sono sommati diversi impegni e quindi ho chiesto di anticipare l'intervento perché poi devo scappare prima a Milano e poi a Roma. Però ho voluto oggi comunque partecipare a questo vostro convegno, a questi vostri stati generali per due motivi. Il primo, anche dal mio punto di vista, per rendere omaggio al vostro vecchio Presidente. L'avevo conosciuto l'anno scorso durante una serie di confronti relativi all'introduzione della fatturazione elettronica, dello scontrino telematico nella legge di stabilità, e avevo saputo apprezzare la capacità sua e poi di tutti voi, perché vi rappresentava benissimo, di portare avanti le iniziative della vostra associazione. Quindi mi sembra giusto oggi rendergli omaggio. In secondo luogo, per poter condividere con voi alcune idee e comunque confermarvi che siamo vicini allo sviluppo delle vostre iniziative imprenditoriali, e ritengo che il percorso che si è iniziato debba continuare e debba essere sviluppato, anche perché in un commercio sicuramente moderno, devo dire che Confcommercio rappresenta tutti i vari generi di commercio, è una delle grandi caratteristiche e capacità di questa grande associazione di categoria. Il commercio automatico in un commercio futuro ha sicuramente una parte importante che deve essere sviluppata. Quindi ci deve essere attenzione da parte di tutti coloro che si interfacciano con questa categoria e anche da parte del governo. Quindi questi erano i motivi per cui comunque oggi ho voluto partecipare a questi vostri stati generali portandovi un saluto da parte del governo. Come diceva prima il Presidente Sangalli, siamo in una fase sicuramente più positiva di quella del passato. Per mesi abbiamo vissuto in un momento molto difficile per l'economia del nostro Paese, in un momento di recessione. Finalmente la recessione è finita, incominciano ad esserci segnali positivi, incominciano ad esserci concreti segnali positivi. E come voi sapete, quando poi i segnali positivi iniziano e l'economia inizia a correre, può sicuramente diventare una cosa molto positiva. Ci sono due fenomeni che però ci danno un segno di ottimismo. Il primo è che dagli ultimi dati lo sviluppo economico non è solamente legato, come è stato legato come nel passato, alle esportazioni del sistema industriale italiano, ma a un forte incremento dei consumi interni. Avete visto che, come abbiamo detto per anni, quando ripartono i consumi interni riparte l'economia, quando riparte il commercio interno riparte l'economia, e questo è sicuramente un dato positivo che ci fa guardare al futuro con maggiore speranza. Il secondo dato è che, a detta di tutti i principali osservatori internazionali, questo inizio di crescita economica può essere sicuramente una crescita economica utile, positiva, e che si può stabilizzare nel tempo. Avete visto che abbiamo ritoccato al rialzo delle previsioni che erano state delle previsioni fatte nel passato, che secondo noi erano state delle previsioni moderatamente giuste, e che comunque sono state ritoccate al rialzo, perché vuol dire che lo sviluppo c'è stato. Gli ultimi dati, non portati da noi, ma portati, dicevo, dai principali istituti internazionali, dicono che noi possiamo arrivare alla crescita della Germania l'anno prossimo. Se voi vi ricordate cos'era la nostra situazione nel paese un anno fa o due anni fa, arrivare a questo vuol dire raggiungere sicuramente un grande obiettivo. Vi diranno che perché la Germania ha rallentato, e può anche essere vero, ma ha rallentato la Germania, abbiamo accelerato noi, e comunque siamo arrivati
arrivati a diventare uno dei sistemi economici europei che, mantenendo, e comunque dico mantenendo, gli impegni presi in sede europea, è ricominciato a avere un percorso di crescita. Naturalmente questi segnali positivi devono essere sviluppati, devono essere incrementati, se no va a finire questo inizio di crescita, un inizio di crescita che si spegne subito. Noi riteniamo che debba essere fatto attraverso una serie di iniziative che innanzitutto favoriscono coloro che fanno impresa, coloro che fanno ricchezza, che generano ricchezza per sé e per le proprie famiglie, coloro che fanno imprenditoria. Tant'è vero che l'intervento nella legge di stabilità è un intervento che fondamentalmente cerca di alleggerire tutta l'imprenditoria italiana, ma il paese Italia, di quel carico fiscale, che è un carico fiscale che è sempre stato elevato, forte, troppo alto, troppo forte, che ha spesso frenato lo sviluppo del nostro paese. Per mesi, per anni non siamo potuti intervenire perché comunque c'era una situazione dei conti del paese assolutamente da salvaguardare, che era l'obiettivo prioritario. Al momento in cui questi conti si sono stabilizzati, si sta iniziando ad intervenire con una azione di riduzione delle tasse, che fondamentalmente parte da una serie di elementi. Giustamente il Presidente Sangalli ha toccato il tema della mancata effettuazione delle clausole di salvaguardia. Il mancato aumento dell'IVA per il 2016 penso che sia una delle principali azioni di politica economica fatte nel nostro paese negli ultimi anni. Ricordiamoci che è una manovra che costa quasi 16 miliardi, è una manovra che occupa una grossa parte dell'intervento fatto nella legge di stabilità ed è una manovra che sicuramente dà al Paese due considerazioni. Il primo è che finalmente si inizia con una politica di riduzione della pressione fiscale senza aumentare altre tasse. Questa legge di stabilità è una legge di stabilità che non aumenta tasse ne diminuisce altre, ma diminuisce alcune tasse, punto. E questo penso che sia un fatto fondamentale e importante. Il secondo, perché come dicevo in partenza, in questo momento che i consumi interni sono ripartiti, pensare di aumentare l'IVA, quindi di aumentare il costo che si scarica sui consumatori, è sicuramente una manovra suicida e che abbiamo evitato, che eviteremo anche per gli anni successivi e che stava come elemento fondamentale di questa legge di stabilità. Purtroppo si è parlato forse un po' poco di questo, si è spesso parlato di altri elementi, ma penso che questo sia il pilastro fondamentale, sia in termini quantitativi che in termini di scelta. Il secondo elemento è l'eliminazione della tassa sulla prima casa, della TASI sulla prima casa. Anche in questo caso è una manovra che avete visto è stata un po' criticata da diversi economisti, noi riteniamo che sia una manovra fondamentale per la situazione italiana e per ciò che rappresenta l'Italia. L'80% dei cittadini italiani ha una prima casa, è una manovra che colpisce e favorisce tutti i cittadini italiani ed è una manovra oltre che di sgravio fiscale ha anche una grande valenza simbolica. Per la maggior parte degli italiani la tassa significa la tassa sulla prima casa, la tassa sulla prima casa per ciò che rappresenta la casa in Italia, per ciò che rappresenta per le famiglie italiane è una tipica manovra che dice finalmente vogliono fare un'azione di vera riduzione della politica fiscale. Questa quindi è una manovra che oltre ad abbassare diciamo, la pressione complessiva sta sul fatto di indicare come effettivamente si vuole iniziare e si vuole proseguire con una forte azione di politica di riduzione della politica fiscale. La legge di stabilità poi, come avete visto, interviene anche su riduzioni di altri elementi a favore dell'imprenditoria e della crescita. Ne cito alcuni: il fatto dell'incremento del 40% degli acquisti poi ammortizzabili, beni strumentali ammortizzabili, è una tipica manovra che cerca di favorire lo sviluppo dell'acquisto dei beni strumentali in un momento in cui il Paese può ricrescere e quindi riteniamo che debba essere favorito attraverso riduzioni della pressione fiscale su questo elemento specifico, dà sicuramente sviluppo alla possibilità degli acquisti in termini di beni strumentali. Come si diceva prima, la conferma degli ecobonus e di i bonus legati alle costruzioni edilizie, come la riduzione nel tempo, in due anni, dell'IRES, che è la tassa sulla società di capitale. Non riguarda molto in mente i vostri
associati, molto ovviamente non riguarda voi, spesso siete imprese individuali o piccole imprese, però il fatto di riuscire a passare a una tassa di società di capitali che da più alta in Europa può diventare in 2 anni la più bassa dei grandi paesi industrializzati è un altro segnale importante di ciò che questo paese vuol fare per il proprio sviluppo. Se mettiamo questa tassa, questa riduzione di tassa che dà competitività sicuramente alle imprese di capitali che competono all'estero, con le norme fatte per l'attrattività dei capitali stranieri in Italia, che è un altro elemento importante contenuto in questa legge di stabilità, noi ci apriamo al mondo e diciamo venite ad investire in Italia, vi diamo certezza fiscale, cerchiamo di semplificare il fisco italiano, vi diamo anche tasse più basse, ma venite a investire in Italia. Venite ad investire in Italia e avrete sicuramente delle risposte positive. Queste sono tutta una serie di manovre che secondo noi potranno favorire la crescita e incrementare la crescita di questo grande paese. Come la legge di stabilità contiene, come si è detto prima, alcune norme che particolari, che però possono dare un segnale che le politiche di riduzione fiscale avranno uno sviluppo nei mesi successivi e sono politiche che dovranno essere portate avanti. È stata detta l'innalzamento della franchigia IRAP, è un inizio dell'innalzamento della franchigia IRAP, è a favore delle piccole imprese, delle imprese, società di persone o imprenditori individuali, che però dimostra che su questo campo siamo intenzionati ad andare avanti. Sicuramente potrà essere incrementata, può essere sviluppata, ma è un segnale che l'IRAP deve essere alleggerita e tolta per le microimprese che, su cui presto gravano tasse al di sopra delle loro possibilità. Come la manovra sui forfettari. È stato reintrodotto il regime dei forfettari, un regime forfettario che permette alle nuove imprese per i primi 5 anni, imprese che stanno al di sotto di valori di fatturato molto bassi, sotto i 50, i 40, i 30 mila euro per i professionisti, comunque alle nuove imprese che nascono, di avere una tassazione del 5% per i primi 5 anni, 5% di tassazione è molto bassa ed è una manovra che sicuramente cerca di favorire e sviluppare la nascita di nuove imprese, la nascita di nuove partite IVA, la nascita di nuovi imprenditori. E lo stesso sistema poi va a regime con una tassazione del 15% per gli anni successivi. Aver portato anche a regime questa nuova azione che favorisce lo sviluppo di piccole imprese, riteniamo che possa essere un altro degli elementi favorevoli per lo sviluppo. Come sono contenute altre due manovre che riteniamo possano essere utili allo sviluppo del paese stesso? Un intervento sulla distribuzione dei beni dei soci dei beni ai soci delle società con lo scioglimento delle società di comodo per uscire da un sistema che è diventato molto antieconomico e molto negativo per tutto il paese ed è un vantaggio a tutti coloro che vogliono sciogliere società che ormai non hanno più ragione di esistere, che spesso sono rimaste a capo dell'imprenditore che non fa più l'imprenditore, è in pensione, ha smesso questa attività e quindi il regime gli dà la possibilità di distribuire questi beni ai soci, quindi all'imprenditore e ai soci, con una tassazione agevolata in modo tale da chiudere queste società che sono società che devono essere sciolte. E come un intervento sulla possibilità di detrarre i crediti IVA all'inizio del fallimento, non alla fine della procedura fallimentare. Spesso molte imprese hanno al proprio carico, si portano per anni, visto la lunghezza delle procedure fallimentari, il credito IVA in pancia e hanno una serie di problemi di liquidità. Questo è un altro intervento che penso che debba essere utile e fatto per il sistema stesso. Come dicevo, l'azione non deve finire qui, deve proseguire in sede di discussione della legge di stabilità, deve proseguire per cercare di incrementarla ancora di più e cercare di portare avanti ancora di più queste azioni che vengono proposte. Io ritengo che su due temi, sulle semplificazioni fiscali si debba fare ancora molto e si debba fare ancora di più. E questo debba essere fatto nelle prossime settimane, cercheremo di
proseguire un confronto che già stiamo facendo con i rappresentanti delle vostre associazioni di categoria a livello nazionale, proprio per cercare di declinare queste proposte. Semplificazioni fiscali significano due cose: significa rendere il sistema molto più leggero dal punto di vista burocratico amministrativo e far sì che in termini reali si dedichi l'imprenditore dedichi meno tempo e meno risorse per adempiere ai vari adempimenti che lo Stato richiede. Io vorrei che su questo ci fossero anche degli elementi quantitativi certi. Adesso si dedicano 20 ore, se ne devono dedicare 15. Cioè riuscire a dare anche una risposta concreta da questo punto di vista. Come uscire da alcune logiche che spesso hanno caratterizzato le politiche fiscali del nostro Paese, che in parte sono state modificate, almeno dal punto di vista dell'idea, in questa legge di stabilità, da interventi in questa legge di stabilità, attraverso una serie di piccole misure fiscali che però danno un segnale. Dicevo prima, stavamo parlando prima degli agenti di commercio. È assurdo che ancora in questo Paese l'automobile per l'agente di commercio sia considerato non l'ufficio dell'agente di commercio, il bene strumentale per eccellenza, ma come se fosse una fonte di ricchezza. È assurdo, assolutamente dobbiamo intervenire, bisogna intervenire anche velocemente. Questo permette di dare due segnali. Il primo che effettivamente si va incontro e si semplificano alcune, alcuni interventi per categorie molto utili. E secondo, che è cambiata la logica che stava alla base delle politiche fiscali di questo Paese, che spesso aveva attaccato e quasi criminalizzato l'impresa come una cosa negativa. Questo è l'elemento culturale che deve essere cambiato, è stato cambiato secondo me con una serie di interventi che, a incominciare dall'innalzamento del limite del contante a interventi come questo, potranno far sì che, sperare far sì che l'imprenditore dovrà capire, io spero lo possa capire, però dobbiamo farlo noi attraverso una serie di interventi normativi e una serie di interventi anche applicativi, cioè di politica amministrativa fatta dall'Agenzia delle Entrate, da tutte le varie agenzie, a tutti coloro che controllano queste cose, che è cambiato il clima e che nel fronte dell'imprenditore che investe e che lavora c'è un clima favorevole, perché questo investe e lavora per la propria famiglia ma per il Paese. Io penso che se riusciremo a fare questo passaggio, e questo è il passaggio vero che dovrà essere fatto nei prossimi mesi, questa ripresa di cui parlava prima il Presidente Sangalli potrà essere consolidata e potrà diventare una ripresa strutturale per il nostro Paese. Grazie, buon lavoro.